posso dare un bacio al nostro personale da Nicolò Famiglietti, bentornato caro Nicolò, perché beh oggi tu lo sai che è un argomento che mi piace tanto oggi. Finalmente beh, alleneremo le braccia che ad una certa età. Ma tu le vedi queste tendine che con il vento proprio se ne vanno? Quante volte me l'hai chiesto questo allenamento? Troppe. Quindi oggi finalmente oggi le facciamo. Poi come no? ha detto la dottoressa, ci alleniamo di mattina così non andiamo nemmeno a infastidire il nostro sonno, eh? Quindi esatto. Con questo allenamento braccia al top, ma il focus è le nostre braccia tendine. Perché fra un po' noi ci dobbiamo mettere Monica, un po' le canottiere, ma vestitine. Tu non ti alleni nemmeno oggi con me. No, mannaggia, non ce l'ho, c'ho il tacco che dà fastidio. Sempre, però come sempre, quello che servirà per l'allenamento di oggi sedia, perché io ormai quando vengo qui mi alleno sulla sedia. E due manubri. Se non abbiamo i manubri in casa possiamo utilizzare due bottigliette d'acqua. Quindi non ci sono scuse per non allenarsi con me questa Adesso mattina. Prendo appunti, prendo appunti e li faccio. Oggi pomeriggio li faccio. Allora, iniziamo subito con il primo esercizio. Allora, sono quattro esercizi. Ogni esercizio lo eseguiremo per due serie. Il tempo di lavoro, 40 secondi di lavoro attivo, 20 secondi di pausa. Così abbiamo già impostato il programma. Esatto. Primo esercizio che ci serve per scaldare le braccia, perché non possiamo partire subito. Ah, questo è importante, lo vogliamo ricordare, che comunque l'attività fisica si inizia con un piccolo riscaldamento. Certo, sempre, no? sempre. Dobbiamo attivare bene le articolazioni per evitare comunque sia degli stress eccessivi. E il primo esercizio lo facciamo senza manubri, quindi in libertà, l'Arnold Press. Possiamo intanto partire. Questo, lo sai, questo esercizio si chiama Arnold Press, come perché? Vedi, perché è stato ideato da Arnold Schwarzenegger, quindi proprio lui nella sua routine di allenamento, poi lui è un campione di bodybuilding mondiale, utilizzava questo esercizio. Beh, noi donne quei muscoli no. Però questo qui ci però serve proprio. Possono sicuramente. Per scaldare. I primi secondi lo facciamo libero, poi dai secondi, la seconda serie, quella da 40 secondi, utilizziamo i nostri manubretti e facciamo l'esercizio. Allora, tu qui hai una postura perfetta, direi. Questo è, come dire, l'upgrade dell'Arnold Press, sì. Quello semplificato. Però qui noi dobbiamo fare attenzione a cosa, Nicolò, quando lo facciamo? Guarda, la postura, intanto la sedia ci aiuta, perché questo ci consente di lavorare in totale sicurezza per la schiena. L'importante è non stare indietro con la schiena in linea, ma leggermente in avanti, quindi linea, spalle, bacino, le spalle sono leggermente avanti al bacino. Respirazione, importante perché ci aiuta comunque sia ad attivare il diaframma. Espiro fuori l'aria quando salgo, inespiro prendo l'aria quando chiudo. Primo questo. Esercizio, quindi due serie, 40 secondi di lavoro attivo. Allora, e 20 mi secondi dicono di pausa. Che devi far vedere gli esercizi più lentamente. Okay, mi subito. Dicono così almeno a casa registra. Ma poi io vi ricordo anche, ve lo ricorderò anche dopo, che attraverso la nostra app Play 2000 andate a vedere il nostro programma, Il mio medico. Beh, c'è il nostro Nicolò Famiglietti che vi guida attraverso questi esercizi, come sta facendo ora. Ecco, vedete perfettamente come l'abbiamo capito. Questo è il primo esercizio. Okay, perfetto. A casa l'hanno capito. Allora andiamo al secondo esercizio, Nicolò. Con il secondo esercizio andiamo a lavorare le nostre braccia tendine, quindi i nostri tricipiti. Entriamo proprio nel focus di questo workout e sono sicuro che tutti a casa non vedono l'ora di poter fare questo esercizio. French press, quindi manubri li porto alti. Guarda, il gomito è leggermente avanti alla linea dei nostri occhi, vedi? Leggermente avanti. Questo è il movimento. Piego. E salgo. Braccio e avambraccio formano un angolo da 90 gradi a 180 gradi. Questo è l'esercizio, la respirazione, espiro fuori, inespiro. Espiro quando scendo, inespiro quando salgo. Questo movimento deve essere fatto lentamente, Nicolò, è meglio oppure no? Può assolutamente essere fatto perché... sì, guarda, questo qui è il tempo ideale, quello che sto utilizzando io proprio per cercare di sentire bene la muscolatura e lavorare in sicurezza. Sempre 40 secondi oppure se io non ho, come dire, un cronometro a portata di mano, quante ne devo fare? 20 ripetizioni, 20. Guarda, 20 ripetizioni sono per lo più quasi 40 secondi di lavoro, 20 secondi sempre di pausa. Allora, tu prima hai detto che esattamente le braccia devono stare un po' più avanti del nostro sguardo, del nostro occhio. Qual è l'altra attenzione che noi dobbiamo avere quando facciamo questi esercizi? Allora, intanto mantenere l'addominale bello stretto, quindi core attivato, gomito leggermente avanti, sempre alla linea degli occhi, e afferrare i manubri a martello. Vedi, manubri e braccio, formiamo comunque sia un martello. Non so se si vede, ecco, perfetto, qui.
Perché il pericolo di questo esercizio qual è? Perché se lo facciamo male, effettivamente possiamo andare a sollecitare troppo l'articolazione della spalla, visto che ne abbiamo parlato qua a inizio puntata. Quindi questo, se lo portiamo indietro, rischiamo di sovraccaricare troppo le nostre spalle. Quindi questo è il primo pericolo in assoluto. Il secondo pericolo è anche l'impugnatura, quindi tenere ben stretto il manubrio, perché sennò rischiamo di avere problematiche al polso. Allora, questo l'avete registrato bene, è facile, è semplice, però insomma con un po' di attenzione, e mi raccomando, fatelo lentamente. Andiamo al terzo esercizio. Terzo esercizio, andiamo a lavorare sia i nostri bicipiti che le nostre spalle. Quindi leggermente apro le gambe, perché mi devo dare spazio. Manubri all'interno, è un curl up, quindi curl up. Sono quattro tempi il lavoro, guarda, contiamo. 1, 2, 3 e 4. Anche in questo caso facciamo sempre 40 secondi oppure? Allora, sai, 40 secondi è una buona partenza. Se siamo allenati, se siamo persone comunque sia che già hanno una predisposizione ad allenarsi, possiamo arrivare a farlo anche per 50 secondi, recuperando sempre 20 secondi tra una serie e l'altra. E quanti sono? Sono 30 ripetizioni? No, ma qui sono un pochino meno, perché vedi, lavoriamo in 4 tempi, vero, quindi siamo sui 12 ripetizioni per 40 secondi. E qui per aumentare la forza possiamo aumentare il peso? Il carico, assolutamente. Guarda, noi stiamo utilizzando manubretti da 1 kg, però possiamo arrivare a farlo, a seconda del nostro grado di allenamento, anche 3-4 kg. Allora, questo è il terzo esercizio. Abbiamo visto il primo, una sorta di riscaldamento. Il secondo l'abbiamo visto, insomma, aiuta i nostri tricipiti. Quest'altro esercizio, adesso vediamo il quarto. È il quarto, questo... il quarto qual qui è il più impegnativo, Monica. E qui sul quarto ti avrei voluto con me, però perché tu sei cattivo. Che lo fai, torni a casa e lo fai. Allora, non servono più i manubri, serve proprio la nostra sedia. Sono dei dip, Monica, quindi guarda, impugnatura, le dita basse, proprio sulla zona laterale, stacchiamo il nostro bacino, gambe 90 gradi, ecco qui, guardate bene il mio gomito, il mio braccio, avambraccio, scendo e che salgo. Che sofferenza, cioè guarda, ti vedo e soffro insieme a te. No, è vero, però è questo piacere, fa tanto bene, fa è vero, questo in poche settimane abbiamo delle braccia super top. Qui dobbiamo, a cosa dobbiamo fare attenzione, questo è bene dirlo. Questo assolutamente, intanto l'impugnatura, il gomito deve essere stretto, non dobbiamo aprire, perché se andiamo ad aprire qui le spalle, ragazzi, è un disastro, quindi belli stretti. Allora ti do anche, più siamo vicini con il bacino alla sedia, meno è faticoso, quindi una persona che inizia ad allenarsi può farlo con il bacino vicino. Se siamo allenati, quindi come una persona come te che è bella allenata, allontana leggermente i talloni, quindi aumentiamo la distanza e aumenta il carico, come se avessimo dei manubri più pesanti in questo. Questo, grazie Nicolò. Nicolò, poi sicuramente lo stretching, ma un giorno parleremo solo di stretching. Quando vuoi. Perché fa tanto bene. Vi ricordo che gli esercizi di Nicolò li potete ritrovare sulla nostra app, scaricatela, Play 2000, andate a vedere Il Mio Medico con tutti gli esercizi che ci ha proposto il nostro Nicolò Famiglietti.